ragazzi come noi, con in più quella forza nella mente, uniti in missione per combattere contro il male che tra la gente presto arriverà, mutando gli umani in virus insani. Sono alieni, nemici della terra libera, distruttori dell'umanità. La squadra di Albert ha fatto un ottimo lavoro con la Sofia. È molto di più di quello che speravo. Pannelli interattivi, mappe satellitari e anche una velocità strabiliante. Già, questa volta la Sofia ha superato se stessa. Chi lo avrebbe mai detto? Riesce addirittura a volare sull'acqua. Siamo arrivati sul posto in meno di 3 ore. Incredibile! Neanche un jet avrebbe potuto fare di meglio. Speriamo solo che sia prova di virus e che non faccia la fine dell'altra. Ci puoi scommettere, George. È dotata di un sofisticato sistema di difesa. Purtroppo credo che i problemi arriveranno quando scenderemo. Dovremmo quasi esserci ormai. L'attracco più vicino alla zona segnalata dista poche miglia. Speriamo di arrivare in tempo e che quei maledetti alieni non abbiano già contaminato tutto. Vogliono distruggerci e ci stanno riuscendo. Finché non avranno trovato tutti i Cryptus, loro non ci lasceranno mai in pace. Però questa volta sembra un attacco diverso. Non so perché, ma ho questa impressione. Io non sono d'accordo. Stanno seguendo le tracce di un altro Cryptus. Per fare quello che hanno fatto a Rodinia. Non ne sarei sicura. Forse le oasi non c'entrano. Forse potrebbe essere una trappola. Cosa? Vuoi dire un diversivo? Per quanto ne sappiamo, il Cryptus potrebbe trovarsi a 1000 miglia da qui. Sì, ma anche la storia di Siderno e la sua vendetta potrebbe non essere vera. Magari voi due state facendo il doppio gioco per depistarci. Alice, dai, non dire così. Sibyl e Valerio stavano solo facendo delle ipotesi. Beh, sono ipotesi che non mi piacciono. Non dimentichiamoci che fino a pochissime ore fa erano due virus mutanti anche loro. Proprio come quelli che hanno mandato in coma Davide e George. Non posso credere che voi vogliate ascoltarli. Posso guardare anch'io il panorama oppure rischio la vita? Attenta a come rispondi. Abbi pietà di me, sono in convalescenza. Ecco, così va molto meglio. Il broncio non ti dona. E adesso prepariamoci a scendere. Siamo quasi arrivati. Bene, ragazzi. Da ora in poi dovremo proseguire senza la Sofia. La zona attaccata dai virus è nell'entroterra. Proprio come pensavo. Ho capito cos'è che non torna. Non è possibile, insiste ancora. Alice, devi cercare di calmarti. Lasciala parlare. Forza, Sibyl. Ti ascoltiamo. Beh, ecco, secondo me i virus ci stanno attirando in una zona isolata solamente per farci perdere tempo. Tu ci stai facendo perdere tempo con queste stupide idee. Alice, ti prego, ragiona. Guardati intorno, non ci sono tracce del passaggio dei virus. È tutto perfetto. Sì, passa! Beh, in effetti il villaggio sembra tranquillo. Sembra che i virus non abbiano distrutto niente qui. Beh, perché evidentemente sanno che il Cryptus non è qui. È chiaro che non è questo il loro obiettivo. La cosa ha senso. Forse i virus hanno deciso di andare direttamente nella zona segnalata dal satellite. E allora? Anche ad Octavia non cercavano un'oasi, ma questo non gli ha impedito di attaccarci lo stesso. La situazione però è cambiata. Possiamo prevedere le loro mosse. Conosciamo i loro piani. Ma che cosa avete? Insomma, ormai dovreste averlo capito. Il loro unico obiettivo è distruggerci. Non hanno bisogno di ragioni particolari per invaderci. Che vi avevo detto? I virus attaccano quando e dove vogliono.
Ragazzi, noi dobbiamo muoverci subito! Prof, che cosa facciamo? Sibyl, mi dispiace, ma non posso permettere che i virus distruggano ancora. Zuri, Alice, Rodan, voi andate, ma George e Davide rimarranno al sicuro con noi sulla Sofia. Non se ne parla nemmeno. Io vado con loro. Scusa, papà, anch'io voglio andare con loro. Ormai sto bene. Non vi siete ancora ripresi del tutto. Sarebbe troppo pericoloso. Il prof ha ragione. E voi ci servite al massimo. Ok, va bene, come volete. Però la prossima volta veniamo anche noi. Tranquilli, non ce li faremo certo scappare. Vedi qua, il villaggio Tejan è laggiù. Avanti, siamo quasi arrivati! L'oasi è vicina! Il fiume ci porterà dritti alla meta! Fate silenzio, o quegli stupidi indigeni si accorgeranno di noi. Mio signore, qual è il piano? Penetrare nel Tempio Sacro, prendere la pergamena del drago e chiudere la missione in fretta. Non avremo impedimenti con gli antivirus impegnati a mille miglia da qui. Questo luogo è davvero deserto. Già, nessuna traccia di virus. Ma allora quei boati? Non facciamoci ingannare, potrebbero essere mimetizzati. Maledizione, lo stanno facendo apposta. Con quest'eco non riusciremo mai a capire la loro posizione. È una tattica per piombarci addosso di sorpresa. Non facciamoci prendere dal panico, siamo spacciati. Prima o poi usciranno fuori, guardate quella roccia. Non credo si sbricioli da sola. Potrebbe essere un virus mimetizzato. C'è un solo modo per scoprirlo. Raggiungerlo e trasformarci prima che sia lui a contagiare noi. Gli umani si stanno avvicinando. È ora di entrare in azione. No! No, Zuri! L'albero! Aggrappati al ramo dell'albero! Stupidi pidocchi! Siete in trappola ormai! No! State attenti, via di qua! Ma cosa sta succedendo? Incredibile, quegli alberi sono caduti all'improvviso! Eh sì, è proprio un bel guaio, amico mio. Guarda, ci vorranno delle ore per ripulire tutto. Forza, diamoci da fare. Generale! La strada che porta al Tempio del Drago è fuori uso. Così nessuno potrà arrivare all'oasi. E quando quegli stupidi si accorgeranno che la loro preziosa pergamena è stata rubata, saremo già lontani. Tempio deserto, muoviamoci! Chi vi ha detto di muovervi, stupidi idioti? Pensavamo che gli ordini fossero di prendere la pergamena millenaria!
Senza quel piano non riusciremo mai a trovare l'oasi che stiamo cercando. Infatti, ma non è un compito per voi miseri soldati. Voi mi aspetterete qui e farete la guardia. È una cosa che voglio fare da solo. Maledetto, vuole farci precipitare. Dobbiamo fare qualcosa, trasformiamoci. Tu pensa, Azzurri, mi è venuta un'idea. Speriamo che sia abbastanza lunga. È la tua fine, umana! Forza, Rodan, pensa di essere sul trapezio, ce la puoi fare! Mi dispiace per te, ma non è ancora il mio momento! Contagio! Prima i miei amici e poi quel bestione! Elaster! Zuri, aggrappati a me! Grazie, Alice. Senza di te non ce l'avrei fatta. Senza di noi? Sì, tutto intero? Sì, certo, solo qualche livido. Perfetto, e adesso diamoci sotto. La battaglia è appena cominciata. Arriverà mutando gli umani in virus insani. Sono alieni, nemici della